Benvenuti, bentornato a Klaus Condicio, abbiamo al telefono l'onorevole Mario Borghezio. Buongiorno onorevole. Buongiorno e buona parola a tutti. Intanto una prima riflessione sulla Lega, lei non si è sottratto alle critiche, non si è, ci ha messo la faccia in questi giorni, assolutamente. Che bilancio possiamo tirare a questo punto alla luce anche della vittoria di Tosi? Sì, certamente la vittoria di Tosi splende come un astro in un panorama un po' sconfortante. E ci sono luce e ombre, c'è questa enorme luce di una vittoria che non era così scontata e che premia ovviamente un sindaco capace e stimato da tutti, che raccoglie consensi anche molto al di là dello spazio politico elettorale del nostro movimento e che però, devo dire, non è sempre stato aiutato e sostenuto come si sarebbe dovuto fare. Io ho la coscienza tranquilla perché sono stato fin dalla sua prima candidatura a sindaco della precedente campagna elettorale un suo convinto sostenitore. E di gente così, di gente così quella di cui abbiamo bisogno e che ci fa fare bella figura in tutte le situazioni. E questo non significa che molti altri, direi il 99,99% dei nostri sindaci non meritino altrettanto sostegno, sono in generale di bravissimi sindaci e questo rappresenta quello zucchero duro che ci ha consentito anche dopo questi fatti molto pesanti che sono stati attribuiti alla Lega e in parte anche infatizzati di tenere le posizioni in molte situazioni e comunque di mantenere un radicamento anche elettorale. Mm-hmm. Senta, si va alla resa dei conti, a questo punto chi uscirà vincitore? Beh, questo io penso che la risposta che un vero regista debba dare è che uscirà vincitrice la Lega, il movimento. Ma Maroni o Bossi? Ma io ho già detto che coerentemente con le mie prese di posizione costantemente indipendentiste devo auspicare che vinca comunque un segretario che consenta anche a questo filone così importante e radicato non solo nel cuore ma anche nelle menti dei nostri sostenitori di continuare ad essere via la mouvance, direi l'aspirazione verso, perché di questo si tratta, verso l'autodeterminazione della Padania che tra l'altro è scritta nero su bianco nel nostro statuto, deve essere mantenuta, è una fiamma che va tenuta accesa. Ma lei per chi voterà, segretario? Beh, intanto bisognerà vedere chi sarà il candidato, fino adesso non c'è ancora alcuna certezza riguardo. Io lei si candida? Però che sia candidato... Lei si candida? Però se non avessi garanzie, io e i miei amici indipendentisti, se non avessimo garanzie in questo senso, nel senso che dicevo da parte del o dei candidati, chiaramente sentiremo il dovere io per primo, certo, di alzare la bandiera, questo lo farò. Ma poi perché no? Onorosamente. Certo, se non ci sono. Però che non sia necessario, perché noi siamo abituati a combattere fedelmente e obbedire al movimento, cosa che dovrebbero tutti imparare a fare con quella umiltà che forse nel frattempo ci ha insegnato e che è una regola importante per un movimento come il nostro. Comunque oggi è chiaro che bisogna dare un segnale di svolta. Mm-hmm. Senta, lei non ha mai attaccato gli elettori grillini, questo la capisco perché lei è rispettoso ovviamente degli elettori e delle loro scelte, però togliendo i grillini, su Grillo, che riflessioni invece possiamo fare, escludendo gli elettori? Sì, certo, può essere considerato come così non voglio dire un rimbonitore, ma insomma un uomo che suona quello strumento dietro il quale eserciti di piccoli topini elettori e si fanno un po' incantare e lo seguono senza pensare minimamente a dove potranno essere portati. E la risposta più facile è da nessuna parte. Quello che è il limite vero di questo canale di sfogo è appunto tale, cioè si tratta solo di un canale di sfogo e non di una prospettiva reale. E la partecipazione politica avverrà in questo modo, per esempio rifiutandosi al confronto con gli altri, non andandosi a mettere la faccia, come con la sua giusta espressione, nei dibattiti televisivi, significa un po' vendere del fumo.
scoprire la debolezza politica rappresentata dal fatto di non avere alcun programma, e in questo modo è chiaro che tutti pensano che il programma sia quello che pensano loro, ma in realtà non ce n'è nessuno, e quindi nessun programma significa anche nessun obiettivo e alla fine dei fatti nessun risultato. Forse è l'opposizione che serve al governo Monti. Certo. Tipo d'opposizione, non a caso non se l'è presa con loro ma con noi. Certo, senta, ieri a proposito di Monti, Passera lo vediamo che anche lui fa il giro dei talk televisivi e fa, voglio dire, come ha detto bene lei, fa bene, la gente fa bene a metterci la faccia. Però oggi cosa succede? Che la piccola media impresa che voi rappresentate, l'artigianato, sta tracollando perché sostanzialmente abbandonato dalla Stato, abbandonato da tutti, se non appunto da voi che vi siete fatti carico delle esigenze della PMI. Una domanda non ipocrita, si parla tanto di lotta all'evasione fiscale, però nessuno dice una cosa che tutti pensano, non so se lei ha il coraggio di dirla, che in realtà un po' di nero è fisiologico, che e se non ci fosse il nero, un pizzico di nero, adesso l'economia sarebbe crollata ancora di più. È un azzardo il mio? No, è tutt'altro che un azzardo, è una realtà oggettiva. E il nostro paese è andato bene quando questa economia cosiddetta sommersa era florida, e uno dei sintomi della difficoltà di questo, del dramma della nostra attuale situazione economico-finanziaria è proprio questa, che si sta afflosciando pure il nero, e quindi almeno inteso come nero economico, sì, sono ancora milioni di clandestini che pesano, che non producono niente, che non pagano i contributi e che aggravano il nostro deficit in tutti i sensi. Quel nero lì di cui lei parla poteva essere, aveva anche degli aspetti positivi, e bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno, cosa che i politici che appunto esitano in queste situazioni. Diciamo la verità, che se non ci fosse questo intanto il primo concetto, che il nero è stato importante come ha detto lei, e se adesso non ci fosse ancora quel residuo, altro che il tracollo ultra. In parte tiene in piedi una parte dell'occupazione reale. C'è un paese immaginario, quello di cui parla Monti, parlano Monti e compagni, e poi c'è un paese reale, ed è quello che si riconosce un po', o almeno si è molto riconosciuto nella Lega. Noi abbiamo il dovere di riconoscerci in questo paese reale. Purtroppo una parte di questo paese oggi è così in sofferenza da determinare addirittura dei drammi umani, e forse che queste persone che oggi, piuttosto di licenziare, piuttosto di vedere la loro azienda chiudere, sacrificano la propria vita, dovremmo considerarli uguali solo perché magari hanno fatto del nero. Beh, io li considero degli eroi, perché in un certo senso, insieme a tutti quelli che ovviamente hanno fatto il loro dovere e sono riusciti a pagare le tasse, a pagare certo, anche i contributi, a pagare certo, i loro dipendenti, beh, è gente che ci ha creduto, che ha tirato la carretta, che magari si alzava alle 6 del mattino, a differenza di centinaia di migliaia di ipocriti e falsi fannulloni che roba la droga, che non fanno mai un poco. Io per 7 mesi li ho visti con i miei occhi in un ministero romano. Sì, e quelli fanno il bianco, ma che cavolo serve? E quando sono andato lì ho fatto una riunione in cui il capo riunione sindacale ha detto il torinese si era messo in testa di farci lavorare. Era lei. Senta, chiudiamo con una riflessione su un grande evento, e in realtà in declino devo dire, che è il grande evento torinese della sua regione, del Salone del Libro. Tra l'altro con 1000 ambiguità, perché hanno invitato Grillo, poi gli hanno fatto sapere che non lo volevano, contrariamente appunto alla filosofia che lei introduceva, cioè bisogna confrontarsi con tutti, e quindi Ernesto Ferrero prima gli ha detto vieni, poi gli ha detto non sei invitato, eccetera, eccetera. Si profila ancora una volta un salone all'insegna del perbenismo, del radical chicchismo, della cultura, tra virgolette cultura, forse è meglio dire sottocultura o a cultura di parte, e tutti i libri che escono sono al 99,9% contro di voi, e quindi questo si profila così. Che riflessione le vedo? Sì, a parte il fatto che ironicamente potrei dire che il tema Lega, Trotta and Company sta tenendo in piedi una certa editoria, no, di libri, di book, eccetera, che escono a decine su questo argomento, e quindi dovrebbero almeno ringraziarci di questo, che abbiamo offerto materia. A parte questa battuta salace, io dico che c'è veramente
veramente da piangere sulla situazione della cultura, così come viene presentata nel Salone di Torino. C'è da rimpiangere questa grande occasione perduta per la nostra città, che ha delle tradizioni culturali direi fantastiche, e di essersi ridotto un po' a un buon carnificio. Questo più che sarà del libro, la vicenda incresciosa della mancata partecipazione di Grillo, della censura Grillo, lo può fare ribattezzare come il salone dell'ipocrisia della culturale. E questo è molto grave, perché quando si fa cultura tutto si dovrebbe fare, tutto bisognerebbe accettare, scusa l'ipocrisia, tanto meno la censura. E poi i prezzi che non consentono una vera esposizione completa di quel settore vastissimo e ricco e vivace, è rappresentato dai piccoli e medi editori, che sono la piccola e media impresa dell'editoria, che ha tanto bisogno di essere sostenuta, non a parole come fanno sempre questi speculatori del settore, che fanno pagare così cari gli stand, ma dovrebbe essere la vera protagonista, quindi non 2000 metri quadrati e grandi editori penso menzionati, ma invece spazio, presentazioni giusta sottolineatura al merito culturale di chi nelle trincee delle piccole e medie imprese tiene viva la vera cultura. Senta, di quei libri tendenziosi di parte, unilaterali, eccetera, cosa ne farebbe? Ma sa, quella lì è pacottiglia e c'è sempre, voglio dire, buona per il macero. E devo anche ricordare, non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però un altro fatto increscioso è stato impedire la presentazione al Campidoglio di un saggio di notevolissima profondità e capacità di un editore, chiaramente sulfureo come Franco Freda, che è uno studioso di eccetera livello, il suo lavoro, il suo saggio su Nietzsche, avrebbe meritato sicuramente una presentazione. Vergognoso la retromarcia di Arevalo e Company, che ancora una volta hanno dimostrato di essere il contrario di quello che era uno slogan dei loro anni giovanili: non avere paura di avere coraggio. E chi quei libri, non Franco Freda, i libri che diceva lei, la pacottiglia, li butta nel camino? Io penso che, senza fare censura verso nessuno, ma la pacottiglia politica e il gossip fine a se stesso, le mille porcherie non servono a niente, adesso è ora di costruire e magari di riflettere con libri intelligenti. Io per esempio al successo editoriale straordinario che sta avendo all'estero, li vedevo ieri nelle librerie di Parigi, i libri Shulimov, questo grande scrittore, grande oppositore, che è uno che paga di persona e non fa soltanto comizi ironici, ma paga di persona, ogni 15 giorni lo mettono in galera perché fa l'oppositore, ed è un grande scrittore che io sto cercando di far pubblicare nel nostro paese, in lingua italiana, da piccoli editori coraggiosi, e li andrò a cercare al Salone. Chiudiamo con Saviano, che sarà un po' l'eroe. Saviano, del contributo di Saviano in realtà lei ha sempre parlato bene, ma adesso Saviano sta diventando un po' un professionista, se vogliamo così, dell'antimafia. Sono omologato alla loro ipocrisia, al loro conformismo. Peccato, perché prometteva molto bene, mi sembrava anche una persona onesta, ha avuto il merito di lanciare con ritardo di 25 anni rispetto alla Lega il problema del pericolo infiltrazione mafiosa al nord. 25 anni fa, 30 anni fa, i movimenti autonomisti, che non avevano allora soldi, non dico per le badanti, ma per niente, lo facevano con le scritte murali, fuori la mafia dal Piemonte, scrivevano e scrivevamo in Val di Susa. Con un certo ritardo questo allarme è stato lanciato, è stato opportuno, ma non vogliamo professionisti dell'antimafia, non solo in Sicilia ma neanche da noi, bisogna farla sul serio e non solo per vendere dei libri. Ok, grazie onorevole Borghezio, in bocca al lupo. Grazie.